Bene, possiamo iniziare. Allora, benvenuti a tutti, ben ritrovati, benvenute soprattutto e grazie alla presenza vostra, di chi ci segue online e delle nostre amiche invitate, relatrici. Le ringrazio soprattutto per aver accettato di partecipare, di costruire insieme questa occasione di lavoro e di riflessione. Io sono Paola Di Biagi dell'Università di Trieste e qui sono in veste, diciamo, componente del comitato scientifico di INU90, il novantennale dalla fondazione dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, che tra il 2020 e il 2021 l'INU ha deciso di celebrare con una serie di iniziative volte a riflettere sulla storia e su momenti e passaggi e figure cruciali della storia dell'istituto, che per oltre un secolo rappresenta ampiamente gli urbanisti italiani. INU90 è anche occasione per riflettere sul ruolo che l'Istituto continua a svolgere oggi a fronte dei profondi cambiamenti in corso. Tra le diverse iniziative programmate c'è questo ciclo di seminari chiamato Urbanistica Duale, che ha come obiettivo quello di, attraverso coppie di urbanisti, di figure di urbanisti rilevanti per il Novecento, mettere a fuoco alcune questioni cruciali per l'urbanistica del Novecento e per l'urbanistica contemporanea. Sono già stati svolti due incontri che hanno visto al centro il primo Adriano Olivetti e Bruno Zevi, il secondo Giovanni Astengo e Luigi Piccinato. Il 30 di settembre vi sarà un quarto incontro dedicato a Bernardo Secchi e a Giuseppe Campos Venuti. E infine l'ultimo per ora previsto, dedicato a Edoardo Detti e Edoardo Salzano. Questi incontri sono significativi dal mio punto di vista, soprattutto per le tematiche che pongono attraverso questi urbanisti, le tematiche che vengono poste al centro di questa occasione di confronto. Oggi abbiamo al centro della nostra riflessione proprio la questione del paesaggio, che è un tema fondamentale per l'Istituto Nazionale di Urbanistica e in particolare oggi per l'Urban Promo Green che gentilmente ci ospita, entro il quale il nostro seminario è collocato. E quindi colgo anche l'occasione per alcuni ringraziamenti, innanzitutto a Michele Taglia, che è il presidente dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, a Patrizia Gabellini, che è la presidente delle iniziative INU90, e a Stefano Stanghellini, che è presidente di Urban Promo e Green soprattutto. E anche grazie allo staff sia dell'Urban Green sia dell'INU, molto efficienti. Bene, in un panorama al maschile, diciamo così, oggi proponiamo al centro della nostra attenzione, poniamo al centro della nostra attenzione due figure di progettiste, di urbaniste progettiste e paesaggiste, appunto Vittoria Calzolari e Attilia Peano. E attraverso di loro ragioneremo soprattutto sugli strumenti di progetto e di trasformazione del territorio e del paesaggio. L'incontro vede queste nostre quattro amiche che ringrazio di cuore e che presento secondo l'ordine secondo il quale loro interverranno, e quindi Claudia Mattogno dell'Università della Sapienza Università di Roma, che ci parlerà di Vittoria Calzolari e ci farà meglio conoscere questa figura. Angioletta Voghera del Politecnico di Torino, che ci parlerà di Attilia Peano, Annalisa Metta, e a loro due è affidato il ruolo di presentare le figure di queste due progettiste, e poi due discussant, Annalisa Metta dell'Università degli Studi di Roma 3 e Cristina Renzoni del Politecnico di Milano. Loro proporranno alcuni approfondimenti, solleveranno alcune riflessioni e questioni. Per
Per quanto riguarda le loro attività e gli specifici temi di ricerca di cui si occupano, rinvio al sito di Urban Promo Green e troverete lì altre informazioni. Quello che qui vorrei solo mettere in luce di queste quattro amiche invitate, tre urbaniste e un architetto del paesaggio, Annalisa, è il loro comune interesse appunto per i temi dell'ambiente, del paesaggio, dell'ambiente abitato e abitabile, del progetto di paesaggio e del progetto per lo spazio abitabile, lo spazio pubblico. Attente tutte anche a mettere in luce l'apporto delle donne al progetto, alla trasformazione, all'uso dello spazio fisico, dell'ambiente fisico. Un apporto, un ruolo che, come già ci siamo dette molte volte, per troppo tempo spesso è stato trascurato e lasciato in ombra dalla storiografia, a fronte invece di un'ampia presenza delle donne in questi campi, a fronte soprattutto del loro importante apporto al miglioramento dello spazio abitabile, dello spazio per tutti, sia come progettiste, sia come abitanti, anche le donne come abitanti attraverso le pratiche di cura dello spazio abitabile, di cura, trasformano lo spazio comune e lavorano, quindi sia coloro che sono portatrici di un sapere tecnico, ma anche le donne in quanto portatrici di un sapere comune, diciamo così, lavorano e agiscono per il miglioramento dello spazio abitabile per tutti. Quindi oggi al centro della nostra attenzione ci sono due progettiste, abbiamo detto Vittoria Calzolari e Attilia Peano. Sono due figure rilevanti che hanno apportato innovazioni importanti alla pratica progettuale, all'elaborazione teorica dell'urbanistica, del progetto, dello spazio. La questione delle scale poi verrà anche fuori nel corso del nostro incontro. Sono state delle innovatrici, delle pioniere anche a loro modo, in maniera diversa. Figure poliedriche, attive in diversi campi, sono state, come dicevamo, progettiste, docenti universitarie e anche fondatrici di scuole di paesaggio importanti in Italia, intellettuali attive nella società. Importante per entrambe è stato il loro impegno civile e politico, attive nell'associazionismo, nell'ambientalismo e anche, come vedremo, nella pratica amministrativa. Molto diverse però tra loro, anche per generazione. Appartengono a due generazioni diverse, ma entrambe hanno fatto del paesaggio il vero centro della loro riflessione, del loro impegno, come abbiamo visto, un impegno inteso in vari modi, perseguendo ciascuna anche declinazioni differenti del concetto di paesaggio, dei temi a cui rinvia e della progettazione, della pianificazione del territorio e del paesaggio. Ecco, allora, anche queste similitudini o queste differenze, ma soprattutto il ruolo, il contributo di ciascuna di loro, ci verrà fatto conoscere adesso dalle nostre amiche, che ringrazio, alle quali lascio la parola. Allora, parlerà per prima Claudia Mattogno, ha un PowerPoint da condividere, Claudia, e ci parlerà di Vittoria Calzolari. Sia Claudia sia Angioletta hanno 25 minuti massimo per svolgere il loro intervento e poi passeremo la parola alle nostre discussant. C'è la possibilità di porre delle domande, delle questioni da parte di chi ci sta ascoltando. Io cercherò di leggerle, di seguirle e poi le trasmetterò alle nostre relatrici in modo che alla fine possiamo forse avere un momento di dibattito. Al massimo per mezzogiorno, mezzogiorno e 5 dovremmo concludere. Allora, grazie a tutti. Claudia, a te la parola. Bene, vi ringrazio per questo invito e intanto passo a condividere lo schermo così mi trovo già in una posizione di vantaggio rispetto ai tempi. Cerco di capire come nascondere alcune immagini che non vorrei vedere, ma aspettate perché vedo sempre, no. Allora. I comandi non scusate, ma perché?
Allora, non riesco a manovrare i comandi, scusate. C'è qualcosa che non quadra. Abbiamo provato la presentazione prima, ma non l'avanzamento. Aiuto. Claudia, prova a riuscire dalla presentazione. Ecco, è andato avanti. Che c'è qualcosa che non quadrava. Allora, sei in condivisione schermo, bene. Sono in condivisione schermo, va bene. Io vedo sul mio schermo le figure della relatrice, volevo chiuderle, ma non so se voi le vedete invece, non so, forse è una questione. Devi spostare cliccando sposti quella barra con le immagini le nostre, la sposti di lato. Ma non so come si fa. L'importante è che tu riesca ad andare avanti con la presentazione. Sì, allora, però. Bene, lasciamo i vostri volti che mi danno un incoraggiamento. Allora, comincio adesso. Vi ringrazio per questo invito e per avere la possibilità così di fare luce su alcune figure che fino adesso non hanno avuto diciamo, grande rilievo nella nostra cultura urbanistica. Ecco, noi possiamo dire che il nostro recente passato è sicuramente popolato, come accennava Paola Di Biagi, da molte progettiste, di cui però conosciamo ancora molto poco. E una fra queste è sicuramente Vittoria Calzolari, che si è connotata per una dimensione di ricerca, però non va avanti. Io non riesco a mandarlo avanti. Allora, ecco, forse devo fare così. Allora, scusatemi. Quindi, diciamo, questa figura di Vittoria Calzolari che si è connotata per una dimensioni di ricerca molto originale, sempre legata ad una forte progettualità e a un impegno civile vissuto in prima persona. Ecco, in un breve curriculum che lei stessa prepara per un volume del 91, lei stessa si presenta in maniera molto, molto asciutta, senza compiacimenti, e dice semplicemente: insegno urbanistica a Roma Sapienza, dove da 3 anni svolgo un corso di progettazione paesistica. Ai temi di piano e progetto ho dedicato numerose pubblicazioni. Ecco, ma il suo profilo è molto variegato e poliedrico, appunto ha usato questo aggettivo Paolo Di Biagi prima, è tanto variegato quanto forse ancora poco conosciuto. E questa iniziativa dell'INU mi sembra, diciamo, giungere, no, in un momento opportuno, e quindi ringrazio per questa opportunità e ringrazio anche la cura di Paolo Di Biagi nell'aver inserito questa figura all'interno di queste iniziative che cercheranno di colmare, diciamo, uno scarto di conoscente. Ecco, la sua figura, dicevo, è stata poco indagata fino adesso, anche se si è svolto numerosi ruoli. Ecco, il nostro, diciamo, compito oggi è quello di far luce su una sorta di ricostruzione di profilo biografico. E poi io andrò a parlare di alcuni aspetti soltanto, visto il tempo che abbiamo. Ho scelto come chiave interpretativa, diciamo, due punti salienti che mi sembrano importanti fra i tanti che avrei potuto toccare, no? Uno è quello del concetto che lei sviluppa di patrimonio storico e patrimonio ambientale, e l'altro è il concetto di un approccio sistemico che è radicato in una conoscenza del sito e in un sentimento di identità. Io devo capire, ecco. Allora, no, va troppo avanti. Questo programma non funziona bene. Allora, Vittoria Calzolari nasce a Roma nel 1924 e si iscrive alla facoltà di architettura, dove si laurea nel 49. E dunque una delle tecniche sapienti che nell'ambito di una ricerca sulla presenza femminile che ho condotto nell'Ateneo Sapienza, ho definito intraprendenti secondo una scansione temporale che si estende dal 46 al 68. Ecco, le intraprendenti sono giovani donne che partecipano attivamente alla rinascita del paese nel secondo dopoguerra, arrivano a svolgere ruoli importanti nella gestione dei progetti per l'INACASA.
si affermano nell'amministrazione pubblica, avranno accesso alla carriera universitaria, svolgeranno anche attività professionale. E Vittoria Calzolari si inserisce subito nell'ambiente progettuale, partecipa a dei concorsi e soprattutto mantiene i contatti con l'università, collaborando con i corsi tenuti da Libera, da Piccinato e da Quaroni. Ma soprattutto è una tecnica sapiente, intraprendente, perché decide di candidarsi per una borsa Fulbright e quindi nel 52-53 parte per Harvard. Ecco, è un'esperienza quella condotta a Boston, a Cambridge, insomma, molto determinante per la sua formazione, per l'apertura culturale verso temi che ancora erano poco praticati in Italia, come quello del landscape, che sarà poi un tema che lei affronterà per tutta la sua vita in maniera ricorrente e sempre più ampia. Ad Harvard viene in contatto con tutta una serie di personaggi e di figure di primo piano, oltre a frequentare queste grandi biblioteche che poi vedremo torneranno, diciamo, utili nei suoi percorsi di riflessione e di scrittura, di saggistica. È una tecnica sapiente che si dedica alla progettazione, è una progettista di edilizia sociale e quando torna in Italia nel 54 sposa Mario Ghio, che è un ingegnere, un suo collega, che sarà un compagno non solo di vita ma anche di lavoro, e insieme, diciamo, cominceranno quello che è stato definito un sodalizio molto di lunga durata, molto forte, che sarà portato avanti per tutta la sua vita, anche se poi lavoreranno insieme ma faranno anche una serie di esperienze, numerose esperienze in maniera personale, sempre caratterizzate da una consulenza, diciamo un'attività rivolta verso le amministrazioni pubbliche e la collettività. Ecco, questo aspetto di lavorare, di avere a cuore l'interesse collettivo, lo ritroviamo anche in tutta l'attività di urbanista. Vittoria Calzolari sarà, diciamo, sempre caratterizzata da ruoli che la vedranno consulente di amministrazioni pubbliche, e in questa veste parteciperà all'elaborazione di numerosi piani urbanistici, tutti caratterizzati da approcci innovativi nei confronti del sistema del verde, degli spazi aperti e degli spazi agricoli. Ma Vittoria Calzolari è stata anche una docente e abbiamo visto, inizia subito questa collaborazione con la Facoltà di Architettura, svolgerà con continuità un'attività didattica e che troverà poi un sostanziale elemento di interesse specifico nell'87, quando lei fonda questo corso di specializzazione in progettazione paesistica che le sta molto a cuore e che in tutti quegli anni è stata una costruzione progressiva e lenta per arrivare a questo punto fondamentale. Lei ci torna in vari articoli, in vari testi, ed è interessante notare questa attenzione nel tempo che trova una sua conclusione. Vittoria Calzolari sarà una... Aspettate che... Ecco. Non reagisce bene questo PowerPoint. È una attivista e prende parte in prima persona delle grandi battaglie civili sia con l'INU sia soprattutto con Italia Nostra e poi anche con l'ANCSA, e poi, diciamo, svolgerà un ruolo anche di assessora. Ecco, diciamo, questo suo ruolo di assessora si svolge in un periodo per Roma che è molto importante. Siamo nel 76, il sindaco è Giulio Carlo Argan, a capo di questa mitica giunta rossa, e lei viene chiamata a far parte della giunta come tecnico esterno, per ricoprire questo ruolo di assessore agli interventi del centro storico. È un mandato che si svolgerà con tutto, diciamo, sotto
Carlo Argan, Giulio Carlo Argan, e inizierà anche in parte con l'aggiunta di Petroselli. Ecco, Vittoria Calzolari è vicina sicuramente alle posizioni del Partito Comunista, che in quegli anni raccoglie molti simpatizzanti da parte degli intellettuali, da parte anche di una borghesia illuminata, ma è completamente estranea alle logiche di partito e si caratterizza proprio per il ruolo di tecnico, con una competenza molto accurata, un profondo rigore che è accompagnato anche da una signorile franchezza che le verrà, diciamo, fatta notare più di una volta. È una donna colta, indipendente, ha un'ampia autonomia di giudizio, di azione, e questo le consentirà di intraprendere molte iniziative, anche se purtroppo non sempre sarà sostenuta adeguatamente, no, dagli apparati politici, che forse sono troppo ligi a volte, no, a delle diciamo, logiche e degli schematismi di carattere partitico. Lei avrà questo incarico per il recupero del centro storico. Sarebbe bello potersi dedicare di più, però noi oggi abbiamo immaginato un altro taglio, quindi mi concentrerò sulle tematiche del paesaggio. Un altro aspetto di questa tecnica sapiente è che è stata una saggista. Ecco, l'atteggiamento, lei è connotata da un atteggiamento molto pragmatico, e questo atteggiamento pragmatico lo ritroviamo anche nei confronti della produzione scientifica, che è legata sempre ad esperienze concrete, per argomentare, diciamo, gli esiti di qualche ricerca, per prendere la parola, per, diciamo, presentare dei progetti. Ho cominciato a ricostruire un po' il corpus dei suoi scritti, sono circa una cinquantina, è un elenco sicuramente non ancora completo. Io ve lo propongo qui attraverso alcune, diciamo, categorie tematiche che ci fanno capire un po' la varietà degli argomenti che lei ha trattato. Alcuni scritti possono essere, rientrano in questa restituzione delle esperienze compiute con la borsa Fulbright negli Stati Uniti, altre riguardano i resoconti e i bilanci dell'attività che ha svolto come assessora, altri sono, diciamo, saggi e articoli che presentano i suoi interventi, diciamo, di carattere professionale all'interno delle consulenti per i piani urbanistici, altri scritti ancora riguardano un po' gli approfondimenti legati ai suoi percorsi di ricerca. E mi vorrei soffermare anche un po', mi sembra importante, sulle reti di relazioni, perché noi al momento non possiamo disporre dei materiali del suo archivio, né esistono degli studi approfonditi su questa figura. Quindi ho dovuto in qualche modo attivare anche delle relazioni io stessa, che sono relazioni che attingono ai ricordi di qualche collega e soprattutto a molte testimonianze di allievi e allieve, che sono molto, molto numerose. Ecco, io per fare questo lavoro, ho riletto alcuni scritti e ho scoperto, così un po' fra le righe, sempre messo così quasi in chiaroscuro con la discrezione che la caratterizza, dei riferimenti che per lei sono stati importanti. Lei stessa precisa, non vuole precisare se queste persone che cita e quelle che vedete scritte lì sullo schermo sono persone che ho avuto la fortuna di poter frequentare o di conoscere attraverso i loro scritti, quindi anche in questo lei mantiene una qualche discrezione. Quello che è evidente è che c'è una dimensione fortemente interdisciplinare che caratterizza il suo metodo di lavoro, i suoi percorsi e le sue conoscenze, e quindi vediamo dei nomi che sono figure iconiche come Emilio Sereni, ovviamente, nomi che appartengono alla geografia, all'ecologia, al paesaggio, sia inteso in termini di estetica e di riflessione filosofica, sia evidentemente in termini di progettualità. Ecco, dopo l'esperienza americana, che è stata molto proficua, scopriamo Vittoria Calzolari che si avvicina un po'
all'ambiente francese che frequenta in maniera ripetuta, sia per le tematiche del patrimonio per le quali diciamo si stringe legami con Françoise Choët, sia per le tematiche più prettamente legate al verde, al paesaggio, per le quali la Francia costituisce una fonte di riferimento primario nel progetto, nell'insegnamento, che è già molto avanti, come nella storia. E poi ecco, mi fa piacere citare per ultimo, diciamo, in maniera particolare, Alfonso Alvarez Mora, che è stato un suo collega, ma anche un suo caro amico, che è quello che ha curato la raccolta del volume Paesistica Paesaggi, il testo che nel 2012 raccoglie, illustra, seleziona una serie di scritti di Vittoria e che costituisce in qualche modo il suo testamento spirituale, culturale, il suo lascito. Per parlare di reti di relazione, ecco, io vorrei affrontare subito e poi mettere da parte le relazioni con l'INU, che sono state molto forti per altre, diciamo, figure che abbiamo esaminato nei precedenti incontri e che invece per Vittoria Calzolari forse sono vissute un po' di riflesso attraverso la sua militanza nelle altre associazioni come l'ANSA o Italia Nostra o attraverso la partecipazione del collega e del marito Mario Ghio. Ecco, io ho consultato tutta una serie di documenti sui quali mi piacerebbe soffermarmi, ma vedo che il tempo va avanti e quindi non mi soffermo, per capire come lei sia stata presente dentro la rivista, e scopriamo che praticamente oltre a partecipare a due convegni, lei a preparare i materiali per due importanti convegni, congressi dell'INU, sui quali poi rimando casomai più successivamente, mi volevo soffermare un attimo su, lei scrive 4 articoli per Urbanistica, mi volevo soffermare su questo del 66, perché è un articolo apparentemente breve, modesto, ma che rientra invece in una tematica molto importante, perché è all'interno di un numero doppio di Urbanistica, tutto dedicato, il cui dossier è dedicato all'approvazione del piano di Roma, adottato nel 62 e approvato. E quindi questo scritto che lei ci propone prende spunto da una modesta sistemazione di cui lei è incaricata a Villa Lazzaroni, una villa storica che il comune aveva acquisito, e è lo spunto non tanto per raccontare la sua sistemazione, quanto per fare una riflessione sul ruolo degli spazi verdi a livello della città. E quindi lei comincia a dire che gli spazi verdi devono essere adeguatamente programmati, all'epoca non avevamo ancora gli standard urbanistici, non erano ancora vigenti, che è importante coordinare gli interventi sugli spazi verdi, dispersi in vari settori comunali allora come oggi. Poi affronta il tema della necessità di una adeguata formazione specifica e di un piano del verde. E poi a un certo punto che cosa dice? Fa una riflessione, lei analizza, qui siamo nel quartiere, diciamo, Appio, San Giovanni a Roma, un quartiere molto denso. Lei che cosa fa? Fa un'analisi di campo e comincia a rendersi conto che questo spazio è piccolissimo, è uno spazio che accoglie 60.000 abitanti, il quartiere è molto numeroso, e che forse questi spazi verdi potrebbero essere trovati nei cortili delle case condominiali, che potrebbero diventare degli spazi verdi, però lei dice suscettibili di fusione e utilizzazione come spazi di gioco condominiali attraverso una delibera comunale accompagnata da un progetto di risistemazione. Quindi è sicuramente un progetto dal basso, no? Quello che potrebbe essere un pocket garden oggi, e lei si spinge ancora più in là, comincia a pensare, ci sono molte scuole in questo quartiere, molte scuole che hanno spazi aperti, questi spazi aperti potrebbero essere verdi e condivisi dalla collettività, una tematica tuttora attuale nel nostro paese e anche in altri paesi. E poi va ancora oltre, immagina di collegare queste scuole, questi cortili con una rete di percorsi verdi, li chiamiamo infrastrutture verdi. Oggi, ecco, mi avvio alla conclusione perché credo che il tempo stringe e vi propongo due letture, queste mie due letture interpretative. Allora, la prima riguarda un po'
il concetto di patrimonio ambientale e di patrimonio storico che si incentra sul tema della battaglia, no, per la realizzazione del Parco dell'Appia Antica. Siamo in un momento di grandi, come posso dire, di grandi polemiche, no? Perché ci si scontra un po' su un aspetto in cui si scontrano gli interessi della collettività. Lei si fa carico degli interessi della collettività, vuole restituire questo bene che è privato ancora all'uso, diciamo, pubblico, e praticamente ci sono queste fazioni opposte. Da una parte questa l'importanza di riconoscere questo patrimonio pubblico che ha un grande valore e storico e ambientale, che è supportata da intellettuali e da una buona parte della società civile. Dall'altra, le pressioni della speculazione immobiliare nei confronti di un'area che era stata dichiarata di, diciamo, di grande pregio e per la quale si immaginavano dei progetti di tutela fin dall'epoca napoleonica, che però è devastata dall'abusivismo. Ecco, in questo contesto lei comincia a lavorare con Italia Nostra, che le affida uno studio, e lei coinvolge in questo studio tutta una serie di specialisti, quindi mette in atto questa pratica interdisciplinare. Abbiamo archeologi, storici, esperienze del mondo della cultura, abbiamo ingegneri che si occupano della geologia, abbiamo ingegneri forestali, abbiamo urbanisti, abbiamo anche personaggi che si occupano della giurisprudenza, perché questo è un coacervo molto, diciamo, importante per il frazionamento proprietario e per l'entità dei vincoli che sono in gioco. Lei in questo studio lo accompagna da tutta una serie di riflessioni fatte sul campo, che sono illustrate attraverso i suoi disegni. Sono disegni, sono schizzi a mano libera, che allargano, no, l'orizzonte spaziale di riferimento e rendono visibili tutte le tracce della stratificazione di cui è fatta la campagna romana. E quindi comincia a lavorare sulla memoria intesa come deposito selettivo che va reinterpretata attraverso le dinamiche progettuali del paesaggio. E quindi ci fa conoscere quest'area romana, e anzi lei immagina che questo parco, nonostante sia un parco sufficientemente grande, quello dell'Appia Antica, lei lo vuole estendere dal centro di Roma alle pendici dei Colli Albani, ma vuole che sia parte di una rete di parchi che riguardano la Valle dell'Aniene, la Valle del Tevere, la costa. Quindi c'è una grande dimensione geografica in questo suo agire progettuale. E quindi lei interviene nel riconoscere le componenti dei vari aspetti, quindi le varie stratificazioni che sono quelle della storia, della geografia, della vegetazione, e le reinterpreta, le studia, le reinterpreta per trasformarle in un progetto di trasformazione appunto dell'esistente. Deve essere un luogo fruibile, non è un luogo di tutela soltanto, ma è un luogo, diciamo, di partecipazione attiva e di benessere anche per l'intera collettività. La seconda chiave interpretativa che vi propongo è quella del suo approccio sistemico. Allora, lei, diciamo, parla molto di geografia e di storia, e praticamente è normale, no? Lei vive a Roma, agisce a Roma. La presenza della storia è quasi a volte un fardello, ma può essere una ricchezza. Ma lei vive questa esperienza pensando all'utilizzazione che ne fanno i cittadini, cioè è una condivisione, è un benessere della collettività. E quindi all'interno di queste tematiche che mettono insieme natura e storia, lei diciamo, fa una riflessione anche di carattere ciclico progettuale, inizia a parlare di sistema. In quegli anni, negli anni 60-70, comincia a diventare un tema di attualità, e riconosce questo iter in cui ci si fa carico di quello che c'è sul territorio, questo territorio si sedimenta attraverso la storia, la geografia in un sito, ma attraverso l'azione antropica,
Quindi attraverso l'apporto del tempo e delle culture diventa un luogo e quindi diventa un paesaggio. Quindi è questo il suo portato, no, progettuale, il riconoscere il valore ambientale dei luoghi, il valore naturalistico, ma contemperare al suo interno la presenza dell'antropizzazione. E questo lo fa facendo ricorso anche alla, ad esempio, a proprio delle esperienze che lei ha preso nel suo soggiorno americano, durante il quale è entrata in contatto con Kevin Lynch e Grigori Kipas, e con i quali ha lavorato anche per uno studio a Roma molto interessante del 65. E quindi lei, diciamo, fa un riferimento costante a questa percezione che diventa un perno della, diciamo, della focalizzazione dell'attività percettiva, ma diventa anche un perno dell'attività progettuale, perché è un riferimento fondamentale per gli abitanti, per radicare gli abitanti e per far prendere cura, no? di questi luoghi. Ecco, quindi il suo è un discorso di sistema che vuole mettere a regime. Nei suoi testi lei torna spesso su questo concetto, fa riferimento a tutti gli studi di Arnheim, insomma lo vive in maniera molto, molto forte, come interdipendenza e complementarietà fra i vari aspetti, quello ambientale, quello naturalistico, ma anche rispetto allo spazio e al tempo. E da qui chiaramente arriva anche la rete ecologica, no? Vorrei ricordare, insomma, il supporto che lei ha dato, la confluenza che lei ha dato al piano regolatore di Roma. Ecco, noi siamo abituati ormai alla logica di sistema, è entrata un po' nelle nostre prassi operative, molti piani regolatori ne fanno proprio un uso nelle leggende, e lei l'ha proposto in maniera molto, molto, molto innovativa, pensando sostanzialmente alla continuità di una rete in cui quello che è importante è anche ritrovare, appunto, come dicevo prima, delle aree di pregio ambientale, ma delle aree anche destinate al benessere degli abitanti, quindi mettendo insieme varie relazioni. Ecco, penso di aver utilizzato tutto il mio tempo, quindi accenno semplicemente a questo aspetto delle trame insediative, delle trame ambientali, quindi sempre questo rapporto molto intenso fra il luogo geografico ambientale, ma la presenza antropizzata, e quindi concludo con due citazioni che sono state pubblicate dopo la sua scomparsa nel 2017. La prima citazione è quella del giornalista Francesco Erbani, che sulla Repubblica la ricorda con una, diciamo, in una maniera molto sintetica, ma anche molto poetica, e conia per lei, no, questo appellativo, la signora che creò l'idea di paesaggio, che mi sembra un'evocazione molto pertinente. E l'altra la faccio di Cristina Renzoni, così le do l'assist poi per fare il suo intervento. Cristina Renzoni la ricorda in un testo su questa bella rivista online che si chiama In Genere, e la definisce come una pioniera. Evidente, lei è stata una pioniera negli studi per il townscape, per quelli sul paesaggio, per il ruolo che lei, diciamo, per il ruolo strutturale che lei ha attribuito al paesaggio, alle varie scale, da quella quotidiana di vita degli abitanti a quella del territorio. Ecco, a tutta la sua, è pioniera anche nell'essersi impegnata in battaglie civili e anche nell'assumere cariche pubbliche come quella di assessora, che poi vedremo nel tempo sarà destinata più volte a dei docenti universitari. Ecco, io sono molto grata a Lino per aver dedicato a lei una metà di questa giornata di studio, l'altra è la collega e amica Peano, che ha lavorato spesso con lei, anche se appartenevano a generazioni differenti. Ecco, sono contenta perché abbiamo avuto modo di illuminare un po' una tecnica sapiente e conoscere, diciamo, il suo operato, che io trovo in qualche modo anticipatorio delle tematiche che stiamo affrontando e ancora attuale per le problematiche di oggi. Ci sarebbero molte cose da dire, magari ce le riserviamo per il dibattito. Vi ringrazio. E grazie Claudia. Interrompo la condivisione. Bene, spero grazie, di essere stata grazie, molto, molto interessante, ti ringraziamo. Allora passo subito la parola a Angioletta Voghera, che ci parlerà di Attilia Peana, ci farà meglio conoscere questa figura di urbanista paesaggista. Allora,
grazie a te, Angioletta, prendo l'orario anche per te, siamo nei tempi. Il microfono. Ok. Allora, sono molto contenta di essere qui a discutere, a raccontare la figura complessa e poliedrica di Attilia Peano, che è stata mia maestra, il mio riferimento culturale, e cercherò di mettere in evidenza alcuni aspetti legati alla sua personalità, ai principali progetti che vedrete scorrere in questa presentazione che citerò nella relazione che ho selezionato con lei quando era ancora in vita, facendo riferimento al rapporto tra valutazione e progetto di paesaggio, alla presenza nell'Istituto Nazionale di Urbanistica e al coordinamento delle commissioni negli anni 90 sui temi ambiente e paesaggio, e poi chiudendo sul tema paesaggio e progetto. Naturalmente cercherò anche di mettere in evidenza alcuni aspetti del rapporto con Vittoria Calzolari e soprattutto degli elementi comuni e delle differenze fra queste due studiose importanti e ancora attuali, che ci offrono uno sguardo diverso, ma che a mio parere è importante evidenziare. Comincio a raccontare la sua personalità da come le piaceva raccontarsi con le giovani generazioni, con me e con quando è stata direttore del Dipartimento Interateneo Territorio dal 99 al 2007, poi coordinando il dottorato in ambiente e territorio dal 2009 al 2012 e come membro del dottorato in progettazione paesistica dell'Università di Studi di Firenze, cui teneva moltissimo. Lei si raccontava sempre come architetto urbanista che si poneva l'obiettivo di mettere in relazione fin dall'inizio della sua carriera, a metà degli anni 70, lo studio, la ricerca su territorio, ambiente e paesaggio per il progetto, per l'azione progettuale, con la sperimentazione nelle pratiche di piani d'area vasta, di piani locali e di progetti attuativi. I progetti infatti che vedrete scorrere sono stati sviluppati molto spesso con il suo studio in Garamo Peano e con il marito Ezio, e costituiscono nel suo lavoro, e lo amava ripeterlo, esperienze essenziali che le hanno consentito di consolidare una sensibilità di azione sul sistema ambientale paesaggistico attraverso proprio le diverse scale dell'azione sul paesaggio. Da quella locale i principali progetti sono legati a studi urbanistici per il piano regolatore generale di Sassari con Rizzotti nell'83, dove affronta il tema delle norme di inviluppo per salvaguardare le visuali paesaggistiche, tematica che affronta a livello di orientamento progettuale e a livello anche normativo nel piano. E poi vedrete scorrere molti progetti urbanistici con attenzione al paesaggio per varianti anticipatrici a piani regolatori, in particolare stavano molto a cuore quelli per anticipatori del piano Gregotti, il progetto del parco pubblico Gino Lisa dell'89, il progetto dell'ambito Spina 1 del 90, sviluppato con Franco Mellano, del nodo di interscambio della stazione Porta Susa con Giordanino e Guido Cassatella. Ad azioni d'area vasta che per il paesaggio, come Cornice Montana, sviluppata per la provincia di Torino con attenzione al sistema dei valori naturali, storico-culturali, che è tappa essenziale per il primo piano territoriale di coordinamento provinciale del 95. Hai molti studi in ambito protetto, in parchi naturali, nazionali e regionali, e soprattutto molto importanti quelli per il Gran Paradiso, di cui è stata responsabile degli aspetti urbanistici e pianificatori, e del Parco Nazionale della Val Grande. Quindi i progetti che avete visto scorrere, che vedrete scorrere, sono progetti urbanistici, territoriali, in ambiti protetti, e sono alle diverse scale esperienze di azione nel paesaggio, con attenzione alle relazioni tra valori ecologico-ambientali, percettivi ed economici. Anche in questi progetti, come nell'attività scientifica e professionale, centrale è il rapporto con la valutazione.
La progettazione paesaggistica di Attilia Peano si caratterizza proprio fin dall'inizio della sua carriera per una costante attenzione alla valutazione ambientale come metodo per conoscere i valori e per definire la compatibilità delle trasformazioni, oltre che per orientare l'azione di tutela e valorizzazione del patrimonio. In questo campo molti sono significativi gli studi per la valutazione di impatto territoriale relativi alla centrale nucleare di Trino nell'84 e per l'inserimento paesaggistico della centrale idroelettrica nel Parco del Gran Paradiso che vedete anche nella presentazione nell'88, che aprono riflessioni sui metodi per la valutazione anticipando VIA e VAS che sono stati sviluppati attraverso lo studio di esperienze internazionali, da quelle americane a quelle inglesi, tedesche e canadesi. Proprio sul rapporto valutazione-progetto ritorna con la prima sperimentazione nazionale di valutazione ambientale strategica sul programma olimpico di Torino 2006, che trova riferimento in una curatela con Grazia Brunetta, pubblicata nel 2003, e negli studi successivi con Roberto Gambino e Giulio Mondini sul monitoraggio degli esiti degli interventi olimpici. Temi questi che poi sono essenziali per la ricerca che ha coordinato Landscape Indicators, indicatori per interpretare il paesaggio, pubblicata in una curatela con Cassatella, con editore Springer nel 2011, in cui l'obiettivo è definire criteri e anche obiettivi di qualità paesaggistica capaci di costruire la coerenza a diverse scale delle politiche e degli interventi, cercando di considerare gli impatti territoriali, ecologici, storico-culturali, economici e percettivi sul paesaggio. Quindi l'obiettivo degli studi, delle sue ricerche è quello di assumere i processi ambientali e paesaggistici nei processi di piano, riflettendo su tutti i momenti logici dell'azione progettuale, la conoscenza, la valutazione, le scelte, la loro verifica e l'attuazione. Questi temi sono esplorati e sviluppati soprattutto nella sua monografia La difesa dell'ambiente, piano valutazione interventi del 92, che riflette sulla centralità della questione ambientale nella disciplina urbanistica. Attilia Peano ci dice che l'urbanistica ha fallito, è stata incapace, usando le sue parole, di dare qualità alla città, ai territori e contestualmente di conservare risorse e valori. Lei stessa richiama Astengo nella Commissione Franceschini del 64, dicendo che tutela deve essere una ricerca di stati di equilibrio tra atti singoli e collettivi di intervento sull'ambiente come bene unico e primario, però un equilibrio che è mancato nella cultura architettonica e nella cultura urbanistica, e anche architetti, urbanisti, militanti nei movimenti ecologisti sono stati troppo spesso incapaci, ci dice, nella difesa dell'ambiente, di praticare architettura e urbanistica coerenti. Quindi nella sua riflessione, questi sono scientifica e progettuale, sono temi molto rilevanti e che mettono in luce un approccio comune a cui Vittoria Calzolari, pragmatico nella vita come nella ricerca, una velocità di pensiero e di azione che la portava continuamente a passare dalle pratiche alle teorie, dalle teorie alle pratiche. È ciò che ho preso negli anni di lavoro insieme e che ritrovo anche in Vittoria Calzolari, in cui la ricerca e il progetto sono occasione sempre per sperimentare e affrontare attraverso un approccio integrato, forse Attilia Peano, più la relazione tra pianificazione urbanistica, ambiente e territorio, Vittoria Calzolari più attenta alla relazione tra pianificazione urbanistica e progetto di paesaggio. Quindi un'azione che lega paesaggio e territorio nelle loro relazioni di sistema, che cerca spesso di anticipare strumenti legislativi e pianificatori, come per Vittoria Calzolari con il tema degli standard in verde per la città, in Attilia Peano penso a tutte le esperienze e le riflessioni sulla valutazione e sulla pianificazione delle aree naturali protette. In particolare questi studi sulle aree naturali protette sono importantissimi nella sua ricerca dagli anni 80, in stretta relazione con le ricerche del Centro Europeo di Documentazione sulla pianificazione delle aree protette in Europa del Politecnico di Torino e con la sua partecipazione alla World Commission on Protected Areas dell'International Union for Conservation of Nature.
proprio nelle ricerche del CED PPM è stata protagonista dal 94, soprattutto insieme a Roberto Gambino, e che anticipano a livello internazionale temi e riflessioni sulla pianificazione delle aree naturali protette con riferimento ai paradigmi internazionali e con una relazione stretta con alcune figure chiave anche della UCN come Grazia Borini Feyerabend e Adrian Phillips. Proprio su questo tema nel 93 Attilio Peano e Vittoria Calzolari si sono confrontati in una proposta di MURS, l'allora PRIN, con titolo Metodi, contenuti e procedure dei piani dei parchi, con coordinamento del Politecnico di Torino, Peano insieme a Gambino e con unità locali, oltre a quella coordinata da Vittoria Calzolari, il professor Bellagamba per Camerino, Tamburini per L'Aquila, Foresi per l'Università di Firenze. Come in quel progetto di ricerca MURS, che non è stato finanziato, del 93, si riflette sul legame tra teorie pratiche, tra conservazione della natura e progetto di paesaggio, che è certamente rilevante negli studi che ha sviluppato nel corso degli anni per i piani dei parchi nazionali e regionali della Val Grande, della Maiella, del Cilento e Vallo Diano, dei Nebro, di Serre Silente Velino e per il Parco Nazionale del Gran Paradiso, di cui è stata membro del Comitato Scientifico sino alla morte. Il paesaggio è, nei piani per le aree protette, essenziale per costruire azioni era-based di conservazione della natura e della biodiversità, come sono tipicamente le aree naturali protette, e i paesaggi protetti sono per lei essenziali per territorializzare la tutela, integrando natura e cultura, e per lo sviluppo economico del territorio attraverso i confini, travalicando i confini delle aree naturali protette e con uno sguardo aperto all'intero territorio, tema che trova riferimento nella curatela Nature Policies e Landscape Policies del 2015 con Springer, che è curata con Roberto Gambino ed uscita postuma. Veniamo a un altro tema importante, il ruolo nell'Istituto Nazionale di Urbanistica e come militante, urbanista militante in campo ecologico, vediamo Attilia Peano iscriversi all'INU proprio per la sua continua e necessaria relazione nell'attività, nel lavoro tra la ricerca e le azioni, tra lo studio e la pratica professionale attiva, e che l'ha fatta aderire all'istituto come membro effettivo dal 1981. Anche nell'ambito dell'istituto, dagli anni 80, la sua attenzione è quella di ricollocare in modo critico il progetto urbanistico nella cornice ambientale prima e poi in quella paesistica. In INU e anche nelle associazioni ambientali è attiva, è un urbanista militante, ecologista, e che in anni diversi assume impegni concreti. Vittoria Calzolari ha avuto un ruolo di gestore pubblico più impegnato, Attilia Peano ha praticato questa militanza in organismi culturali, in organismi decisionali e in istituzioni, penso proprio alla UCN, al Legambiente, ma anche nelle commissioni scientifiche e tecniche di parchi, come di parchi regionali, come il Parco della Mandria, nella commissione aree protette della Regione Piemonte, il Parco delle Alpi Marittime e Mercanture, e anche in commissioni tecniche, della Commissione Tecnica Urbanistica e Vincoli Paesaggistici della Regione Piemonte, in cui è stata fino agli ultimi anni di vita. C'è solo una sfiorata richiesta di partecipare più attivamente alla gestione pubblica da parte della sua città natale, ma che non ha potuto accettare perché era allora malata.
Nell'INU ha forse partecipato più attivamente di Vittoria Calzolari sin dagli anni Ottanta, ma assume un ruolo più centrale negli anni 90 con la presidenza dal 97 delle commissioni nazionali ambiente, poi paesaggio ambiente, dal 2006 della commissione paesaggio e qualità del progetto, con cui sviluppa riflessioni importanti proprio sulla necessità di un diverso approccio all'azione paesaggistica attraverso il piano, riflessioni che ritroviamo nei capitoli che ha coordinato per il rapporto dal territorio, di cui ha partecipato al rapporto dal territorio fin dalla sua prima edizione, soprattutto dal 2007, curando i capitoli sulla pianificazione paesaggistica delle aree naturali protette. Ricordo Pur si muove l'intervento per il paesaggio nel rapporto al territorio 2010, molti articoli su urbanistica, soprattutto sul tema paesaggio negli anni tra il 2009 e il 2011, una visione territorialista di natura e paesaggio nel 2009, ambiente, territorio e paesaggio nel numero 143 del 2010. E nel dossier del 2009, volume 117, paesaggio, passare dai piani ai progetti operativi. Proprio su questi temi la mia attività scientifica si è intrecciata con quella di Attilia Peano, e veniamo a toccare più strettamente il tema del paesaggio e del progetto. Comune a Vittoria Calzolari e ad Attilia Peano è l'integrazione del paesaggio nell'urbanistica. Calzolari sicuramente, e lo si evince dalle pubblicazioni, un riferimento culturale di Attilia Peano, e questo tema è sempre presente negli scritti, direi negli scritti di entrambi, ma in particolar modo vi parlo di quelli di Attilia Peano, nelle ricerche, ma anche nelle pratiche di progettazione. Lo ritroviamo anche nell'insegnamento di Attilia Peano, nei corsi teorici di urbanistica per architetti e architetti conservatori, e nel master in tecniche per la progettazione e la valutazione ambientale del Politecnico di Torino, coordinato da Agata Spazio, dove insegnava pianificazione paesaggistica e delle aree naturali protette, ma anche nell'attività di supporto scientifico e alla costituzione del corso di laurea in progettazione di giardini, parchi e paesaggio a Torino negli anni 2000, successivo a quello di Roma del 97. Veniamo un po' alle differenze che io ho riscontrato rileggendo i lavori di entrambe sul tema del paesaggio. In Vittoria Calzolari l'azione paesistica, soprattutto nella raccolta di scritti paesistica paesaghe già citata, costruisce, è un'azione sul sistema, inteso come strutture e telaio di relazioni, che costruisce il paesaggio. E si genera, lo ricorda nel saggio che è un progetto di paesaggio pubblicato nella curatela del senso del paesaggio di Castelnuovi, si genera quando la sfera delle idee, delle memorie, delle intenzioni entra in contatto con l'habitat, l'ambiente e il territorio attraverso l'osservazione, la conoscenza e il giudizio singolo o di gruppo. Lo spazio del paesaggio è quello dell'interazione tra idea, memoria e giudizio, lega oggetto, paesaggio oggetto, paesaggio idea e paesaggio struttura, e quindi intrinseca è la relazione stretta tra paesaggio e progetto, e citandola, progetto del paesaggio significa ampliare, rendere accessibile questo campo d'azione, porre ordine al sistema attraverso una molteplicità di strumenti di pianificazione agendo su aspetti materiali e immateriali. Quindi un'attenzione, quella di Vittoria Calzolari, posta ai singoli elementi del paesaggio, alle loro reciproche relazioni, l'ha fatto vedere molto chiaramente Claudia Mattonio nella sua relazione, mettendo in evidenza questo tema. In Attilia Peano riconosco forse una minore attenzione ai singoli elementi del paesaggio, ma certamente una sicura consapevolezza del ruolo del piano, delle sue criticità e dell'obiettivo di cercare di muovere l'azione paesaggistica attraverso il piano e di guidare tutele e valorizzazioni. Quindi in entrambe, paesaggio come integrazione tra storia e natura, tutele e progetto come azione sistemica che deve essere portata all'operatività. L'operatività dell'azione paesaggistica nel territorio è un tema caro ad entrambe. Citando Vittoria Calzolari, negli studi per l'Appia Antica, nel progetto occorre definire una proposta complessiva con attenzione ai bisogni sociali, culturali e di svago dell'intera città, accompagnata da uno studio di fattibilità
sotto il profilo giuridico, finanziario e attuativo. Quindi c'è una chiara consapevolezza dell'importanza di portare alla realizzazione i propri progetti, tema che ritroviamo anche fortemente in Attilia Peano, quindi un approccio di sistema per l'operatività. In urbanistica numero 143 del 2009, una visione territorialista di natura e paesaggio, che è una visione secondo gli orientamenti della IUCN e anche della Convenzione Europea e che richiede di legare natura, paesaggio e territorio, rilegge le tradizioni culturali, gli strumenti e le pratiche per cercare di portare l'azione paesaggistica all'operatività. Il saggio su urbanistica apre riflessioni che poi ritroviamo nel PRIN 2007, Come fare paesaggio, pubblicato nel volume Fare paesaggio dalla pianificazione d'area vasta all'operatività locale del 2011. E questo è anche il tema centrale delle commissioni INU negli stessi anni, in cui si lavora nell'istituto con colleghi per raccogliere buone pratiche e casi, e si riflette proprio sull'urbanistica operativa nella consapevolezza, come scrive nei documenti della commissione, che i molteplici interventi di settore che modificano pesantemente il paesaggio e il territorio in genere sono ispirati da obiettivi e criteri estranei e preoccupazioni paesaggistiche. Questo è proprio uno dei temi principali delle sue riflessioni scientifiche. E quindi come urbanisti, sempre nel PRIN e nel libro Fare paesaggio, la cito, la questione va colta da un duplice punto di vista, dalla parte della pianificazione regionale e da quella di piani e progetti locali, al fine di verificare le relazioni virtuose e le criticità del loro rapporto, riflettendo sul funzionamento della filiera, dalla regione alla provincia al comune, riflettendo sulle pratiche di copianificazione, sul peso della tradizione vincolistica e sull'apertura a strategie, progettualità e diversi livelli di piano, ma anche sul monitoraggio e sugli osservatori come strumenti di conoscenza e di valutazione. Quindi l'obiettivo è individuare metodi e strumenti articolati per l'azione paesaggistica che richiedono, la cito, una progettualità plurilivello che deve svilupparsi attraverso la costruzione di una filiera orizzontale tra enti responsabili da perseguire fin dalle prime fasi di elaborazione del piano paesaggistico regionale, con una concreta partecipazione e l'utilizzo di strumenti di guida per la loro azione adattabili alla specificità dei diversi contesti paesaggistici. Quindi occorre coinvolgere tutti i soggetti e gli strumenti di governo del territorio nell'azione paesaggistica, e su questi temi ritorna anche nei congressi dell'Istituto Nazionale di Urbanistica, dove il tema centrale è paesaggio nel governo del territorio. Li cito velocemente: il 26esimo congresso INU nazionale Nuovo Piano di Ancona del 2008, la sua relazione ha titolo Paesaggio e Nuovo Piano. Ad Ancona riflette sulle modalità per trasferire alla scala locale non solo le tutele individuate dai piani d'area vasta, ma la pianificazione e gestione del paesaggio, riconoscendo nel piano locale la sede opportuna per portare all'attuazione questi obiettivi. Un piano, e la cito, cui si richiede una estensione territoriale oltre i confini comunali e un'estensione del campo di competenza per definire gli indispensabili elementi fermi essenziali, le strategie e i criteri della progettazione paesaggistica in grado di accompagnare i singoli interventi. Quindi la scala locale adeguata per rendere efficace l'azione paesaggistica e per guidare l'azione progettuale. Nella RUM di Matera del 2010, nella relazione, mette a fuoco un altro aspetto dell'azione paesaggistica. L'azione sul paesaggio è interscalare, ma deve partire da uno sguardo sul locale. E citandola, vengono i brividi soltanto a pensare all'illusione che più di 8.000 comuni italiani siano chiamati ad adeguare i loro piani urbanistici alla nuova pianificazione paesaggistica. Qui entra l'approccio pragmatico di piano. In quanto tempo? Con quale possibilità di successo? Non è forse il caso di incominciare a considerare con attenzione le non del tutto isolate iniziative locali di fare paesaggio per confrontarle, verificarle, contestualizzarle e sostenerle?
con alcune poche politiche guide paesaggistiche regionali, quindi che devono supportare questo processo di cambiamento. E poi ancora, non va trascurata la pelle di leopardo di progetti paesaggistici che si costruisce dal basso, e richiamo anche ciò che ha detto Claudia prima, certo molto parziale e incompleta, ma operativa e condivisa dal territorio su cui lavoravamo nella commissione INU. E proprio in relazione a questa focalizzazione sull'azione progettuale nel paesaggio, che con la presidenza INU di Federico Oliva nel 2010 la commissione INU cambia nome e si focalizza su paesaggio e qualità del progetto. E da allora si riflette, e lo ricordo nel libro in sua memoria, sul paesaggio come dimensione strutturale del progetto di urbanistica, concetto intersettoriale di rilevante valenza comunicativa che apre all'interazione con le pratiche consensuali e che deve essere capace di innovare le politiche, il piano e il progetto del territorio, ricordava la stessa Peano in Eppur si muove. Chiudo, se no credo che vediate. No, non c'è. Quindi questi temi sono: il progetto di paesaggio deve saper superare, deve avere deve toccare temi strategici di immediata visibilità e impatto, saper ottimizzare l'uso delle poche risorse disponibili, cercare di costruire la partecipazione diretta di operatori pubblici e di operatori privati, anche per garantire la loro responsabilizzazione e del processo attuativo. E questi temi sono, li ritroviamo nelle riflessioni per il 28° congresso INU di Salerno del 2013, dove lei non ha potuto partecipare perché era già mancata. Quindi, come per Vittoria Calzolari, l'attenzione è per anche per il tema della comunicazione, per il coinvolgimento attivo dei soggetti territoriali, per trovare quegli incentivi finanziari da parte pubblica e anche per guidare e trovare contributi diretti o contributi fiscali da parte privata. In questo si gioca anche l'operatività. E strumenti tutti importanti per iniziare a fare un paesaggio, un territorio migliore. Questo è il tema che ha sempre cercato di portare avanti. Per chiudere, dal mio punto di vista, dovendo riassumere il suo approccio per il paesaggio, il progetto di paesaggio per Peano è esito di strategie di sistema come per Calzolari, è plurilivello, pluriattoriale, deve coinvolgere diverse risorse comunitarie per innescare modalità attuative e gestionali capaci proprio di costruire delle sinergie e delle relazioni strette con la pianificazione territoriale, paesaggistica e locali indispensabili per l'operatività. Quindi il tema è il paesaggio nel governo del territorio, e forse l'attenzione prevalente della sua attività di ricerca sul paesaggio, che mi fa riconoscere ancora una volta un approccio, il suo approccio pragmatico alla ricerca come nelle pratiche del fare paesaggio nell'urbanistica, integrando teorie e riflessioni per, e questo amava dirlo, praticare la sostenibilità con le realizzazioni dei propri progetti. I progetti che avete visto sono progetti che sono stati oggetto delle sue riflessioni e anche delle realizzazioni. Questo che penso lasci a me personalmente e oltre ai temi che vi ho detto, che lascia alla comunità scientifica. Vi ringrazio moltissimo per l'attenzione. Grazie Angioletta, grazie, molto, molto interessante, ti ringrazio. Allora adesso passiamo la parola alle nostre discussant, interverranno in ordine alfabetico. Allora Annalisa Metta, lascio la parola a te, poi Cristina Renzoni. Benissimo, grazie. Davvero buongiorno a tutte e a quanti ci ascoltano. Grazie davvero per questo invito. In particolare vorrei ringraziare Paola Di Biagi per avermi coinvolta in questa occasione di dialogo e di riflessione condivisa, che per me arriva davvero preziosissima, perché mi consente, grazie anche appunto a questi ritratti così incisivi, così accurati che abbiamo ricevuto da Claudia Mattogno e da Angioletta Voghera, di rinsaldare alcuni aspetti, alcune questioni che sono davvero centrali per me, per i miei interessi e per le mie attività di architetto del paesaggio. Sono qui appunto un po' come
uno sguardo un po' laterale. Ed è proprio così, in questa chiave proiettiva, quindi in questa dimensione, proprio se volete, di contemporaneità dell'eredità di entrambe, che vorrei proporre questo mio piccolo contributo, più che appunto in una chiave retrospettiva che, come dire, non mi appartiene, anche non avendo avuto quella familiarità con queste due straordinarie figure. Infatti non ho avuto, ahimè, l'opportunità di incontrare Attilia Peano e davvero me ne dispiaccio, cogliendo tutta la forza del suo carisma e della sua ispirazione, tanto nei suoi scritti quanto vedo proprio negli effetti propulsivi che ha prodotto nei suoi collaboratori e nei suoi compagni di viaggio. Ho ricevuto invece il dono, appunto l'opportunità dell'incontro con Vittoria Calzolari, breve ma estremamente intenso e per me davvero indimenticabile. Il legame è stato quello naturalmente costruito da Francesco Ghio, suo figlio e allievo, con il quale ho condiviso una parte fondamentale del mio percorso e al quale devo moltissimo, e molti dobbiamo moltissimo, come uno dei principali interpreti della medesima genealogia di pensieri e di azioni di Vittoria Calzolari. E Calzolari e Peano sono due figure molto diverse, si è visto molto bene, ma se dovessi provare a riassumerne così la lezione a partire da un trait d'union, dalle tratti condivisi, mi verrebbe da dire che entrambe, ognuno a suo modo, ci trasmettono un'idea che ancora oggi per l'appunto suona potentissima, urgente, e che riassumerei nell'importanza, nella determinazione, no? Anche nel carattere, nella personalità, e direi anche nel gusto e nel piacere di praticare le condizioni intermedie, cioè di costruire dei campi relazionali. Che cosa voglio dire? Voglio dire che entrambe mi pare che siano state appunto con voglia e con decisione, con consapevolezza nelle situazioni di tangenza, dove realtà differenti si toccano e si sfiorano, e sono state capaci di trasformarne l'attrito in un'occasione di scintille fertili e non invece di sfregamenti corrosivi, come molto spesso accade. Che cosa sono queste condizioni diverse? Insomma, l'abbiamo visto molto bene nei racconti bellissimi che mi hanno preceduta. Sono innanzitutto delle situazioni disciplinari, di competenze e di saperi affini, che però, pur essendo prossimi, non coincidono. E qui parlo da paesaggista, il lavoro pionieristico di Calzolari e Peano ha dato un contributo enorme, davvero va riconosciuto con tutta l'onestà possibile, alla maturazione della specificità dell'architettura del paesaggio in Italia, proprio a partire dal riconoscimento del paesaggio come una dimensione strutturale del progetto territoriale, direi del paesaggio come presupposto ma anche come metodo di lavoro, come punto di vista, come posizionamento operativo. Ma su questo mi fermo perché rischio di cadere nella facile retorica dell'interdisciplinarietà e credo che entrambe non l'amerebbero, preferendo praticarla e sperimentarla più che appunto parlarne. E passo subito invece ad una seconda condizione intermedia che amo molto, praticata da entrambe con profonda convinzione, ossia il rapporto di contiguità ma anche di distinzione tra lettura interpretativa e progetto. Ora, non sembri banale perché io sono davvero persuasa che non lo fosse allora e non lo è neppure oggi, anzi direi che soprattutto non lo è oggi. Ancora infatti siamo dentro un malinteso, temo, però possiamo parlarne insieme, seppur nobile, cioè che il progetto scaturisca dalla conoscenza dei luoghi. Ecco, non è così. E Calzolari e Peano lo dimostrano in ogni riga dei loro scritti, in ogni tratto dei loro piani e dei loro progetti. Cioè il progetto non scaturisce, proprio no. Il progetto ha bisogno di un quadro delle conoscenze ampio, visceralmente profondo, capace di radicamenti e di immanenze ineludibili che si svolgono su molti piani, quello chiaramente della lettura geografica e fisica, socio-economica, della lettura storica, quindi quella diacronica delle identità e delle figure insediative, sia per cercare le permanenze strutturali, ma anche per cercare le condizioni di fertile stridore, non secondaria la lettura ambientale in relazione a quelle che sono le funzionalità ecologiche, alle correlazioni, ai processi biologici e fisiologici che producono i luoghi, ma ciò ribadito, semmai fosse bisogno di ribadirlo, il progetto non è affatto l'esito automatico di tutto questo. Il progetto non è la conseguenza inevitabile di presupposti cognitivi inscritti nello stato dei luoghi. Ed è per questo che io credo che bisognerebbe tornare a rileggere il contributo di Calzolari e Peano alla luce di una tendenza, forse la chiamerei persino di una deriva, che entrambe forse non avevamo immaginato, a cui invece oggi siamo immersi. Quella, appunto, possiamo discuterne, sarei molto curiosa di avere un confronto su questo, del determinismo ecologico e ambientale,
tutto orientato verso una tensione prestazionale, anestetica, emologante. Oggi la mia impressione è che l'ecologia sia proposta come un imperativo tecnico-scientifico che diventa una giustificazione estetica e asservita ad un parametricismo estenuante, e vi confesso che nel rileggere in questi giorni scorsi alcuni testi di Calzolari e di Peano ero come sollevata di non trovarvi traccia dell'attuale ossessione per gli indicatori, i numeri, i dati, che oggi sembrano i soli a poter legittimare qualsiasi visione o antivisione paesaggistica. E mi chiedo allora che cosa direbbero oggi, in un momento in cui la consapevolezza ecologica è diventata un requisito di accreditamento e uno strumento di marketing, e lo dico anche in virtù di quella tensione etica, di quel posizionamento civile che è stato richiamato, il senso della responsabilità. Ho come l'impressione che smarrito e disorientato dopo le molte tempeste perfette delle crisi, tante crisi che attraversiamo, il progetto sembra trovare pavidamente nell'approccio ambientale un rifugio di rassicurante oggettività, di metodo e di missione. È come se la contemporaneità vi fosse giunta improvvisa, trovandoci disarmati di fronte ai nuovi paesaggi che non sappiamo forse vedere, che non sappiamo, non so, decodificare, che non sappiamo descrivere. E allora ecco che è come se fossimo disposti a trovare sollievo nell'idea che il progetto possa recuperare senso come rimedio, come compensazione, come ripristino, persino come contrizione. E penso ad esempio alla corrente edizione della Biennale di Architettura di Venezia, sarei molto curiosa di sentire il loro punto di vista su questa Biennale, passando per l'adesione anestetica a soluzioni tecniche desunte dalla disciplina dell'ecologia. È stato richiamato il loro legame con dei grandi maestri, no, del pensiero urbanistico e paesaggistico contemporaneo, è fin troppo facile richiamare McCarg, insomma, che è stato celebrato qualche anno fa nel suo 50esimo. McCarg che ha lasciato un'eredità straordinaria, entrambe l'hanno recepita, ma in maniera molto, molto più sofisticata e intelligente di quanto, ahimè, io vedo sta accadendo oggi, quando il suo messaggio viene applicato in maniera meccanicistica, insinuando l'idea che se il processo ecologico è la base del progetto, desunto appunto da quella approfondita conoscenza e indagine sull'esistente, e sviluppato in modo rigoroso e corretto, beh, ne scaturisca fatalmente una configurazione appropriata e convincente sul piano formale, come se la bellezza emani dall'oggettività del processo morfogenetico e dall'ancorarsi alla fisiologia geografica e biologica. Non è così, non basta. E in tal senso io sento ancora tonanti le voci di Calzolari e Peano, nelle quali invece il progetto è sempre il campo appunto di una intermediazione tra il rigore del metodo, rigorosissimo, assolutamente risoluto, consapevole, ma poi la felicità della scoperta, dell'intuizione, dell'inciampare nei luoghi corpo a corpo, qui forse mi permetto di dire in una chiave chiaramente femminile, al di là di ogni formula consolante, di ogni facile astrazione, di ogni scorciatoia dataista algoritmica, soprattutto al di là di ogni consenso appunto spendibile, di ogni accreditamento strumentale e di ogni ambientalismo persuasivo. E coloro sono state entrambe militanti, ma mai persuasive. Io credo che questo si possa dire con chiarezza. Non ultima, è un'altra questione che mi sta a cuore, la condizione intermedia ha a che fare con la dimensione del progetto, la dimensione pertinente, quindi con la scala. E quindi questo posizionarsi ostinatamente in una scala intermedia. Io credo che qui ci sia una delle eredità che io percepisco più forte e più rigeneranti. Questo approccio appunto l'abbiamo visto in maniera molto efficace e molto appassionata nei due racconti che appunto mi hanno preceduto, si basa sull'innesco di relazioni reticolari tra coordinate spaziali, temporali, ambientali e sociali, ostinatamente cercando di creare delle legature. Legare cosa? Luoghi, certamente, ma anche componenti materiali, volontà, desideri, spesso solo apparentemente e superficialmente separati. Qui davvero, secondo me, la chiave di quell'approccio sistemico che è stato ben richiamato prima di me. In tal senso, allora, il termine scala intermedia si riferisce non tanto, non solo alla misura, no? Quindi all'estensione dell'ambito del progetto, quanto rapporti di significato e di valore, e perciò comprende tutte le scale, dal cortile alla città, alla regione. Lo ricordava benissimo prima Claudia a proposito del progetto di Villa Lazzaroni. Che cos'è quello se non l'idea davvero che la scala non ha a che fare con la misura in sé, che a volte è inconsistente, ma col sistema di senso e di significati.
Ed ecco allora che riferirsi alla scala intermedia come necessità di progetto può essere di nuovo utile per disinnescare altre due derive che io, insomma, di cui un po' sono preoccupata in questo frangente che attraversiamo. La prima è una deriva verso un approccio puramente strategico, che è quello che si accontenta di programmi, per carità fondamentali, ma che sono solo la premessa del progetto e che quindi in qualche modo si smarcano dalla responsabilità della costruzione reale dello spazio e quindi di avere a che fare con quella che è l'esperienza sensibile del paesaggio, limitandosi a ragionare per sistemi astratti e trascurando invece appunto quella che è la condizione di realtà, di immanenza dei paesaggi, e quindi l'incontro tra la terra, le piante, l'acqua, la pietra, il freddo, la luce, l'ombra, il profumo, le grane, il silenzio, il movimento, ma anche la sorpresa, la paura, l'incanto, ma anche l'angoscia che le città molto spesso ci offrono, ecco, proprio l'esperienza reale, aptica dei luoghi. E allora lo sguardo verso la scala intermedia, nella sua dimensione di ampio respiro, ma al tempo di luogo di cui si fa reale, quotidiana esperienza, che si può toccare, che si può misurare, che si può annusare, ecco, questo consente di lavorare al tempo stesso per sistemi programmatici, ma anche inevitabilmente a confrontarsi con la complessità, le contraddizioni e la ricchezza e appunto gli stridori del paesaggio in quanto luogo della nostra vita concreta. E la seconda deriva invece è quella viceversa di chi si dimentica della necessità di una visione d'insieme, di questa legatura, e invece intende il progetto dello spazio pubblico in particolare in una dimensione puramente espressiva. Quindi questo mi sembra assolutamente impossibile oggi alla luce di questi insegnamenti nobili che abbiamo ricevuto, perché semplicemente contraddice quella che è l'idea del paesaggio come entità viva, mutevole, i cui ingredienti non possono in alcun modo esaurirsi nella forma. E in particolare in questo caso il rischio è quello di una deriva che non è linguistica, perché insomma non vorrei che ci fossero equivoci su questo, da parte mia non c'è nessuna demonizzazione del design, anzi al contrario pratico il progetto di nuovo come anche dovere civile, ma una deriva, come dire, che è un rischio semantico, cioè il rischio della insularizzazione degli spazi aperti, o lo direbbe Corajou molto meglio, la produzione di paesaggi celibi che non si sposano e che quindi sono incapaci di stabilire legami e appartenenze. Ecco, la lezione di Calzolari e Peano è che il progetto invece, anche quando riferito ad uno spazio piccolissimo, minuto e chiaramente delimitato, allarghi sempre, sempre il campo di osservazione e di interrogazione, alla ricerca di relazioni anche non necessariamente basate sulla contiguità spaziale, no? Di proprio sulla prossimità, sull'essere dentro una concatenazione fisica, ma inevitabilmente porsi questioni di congruenza e di intima coerenza tra tutte le diverse componenti dell'habitat che abitiamo e che costruiamo. Ovviamente, lo dicevamo prima, e su questo mi interessa insistere e confrontarmi con voi, tutto questo non ha nulla di deterministico. Al contrario, si tratta di un metodo che procede per tentativi, non c'è nessuna ricetta, non c'è un si fa così, vi dico come si fa, dovete applicare il mio modo, mai, mai c'è questo, ma al contrario sono sempre dei tentativi tanto più riusciti quanto meno zelanti, quanto più declinati in forme di evocazione sperimentale e implicita di legami possibili, già mai dati per scontati. Ecco, io credo che questo sia molto importante per noi oggi ricordarlo, anche perché poi ci spinge, e questa è un'altra forma di intermediazione, l'ultima che così voglio evocare, ci spinge a cercare i luoghi interessanti, centrali, cruciali delle nostre città, dei nostri paesaggi, non solo nell'idea di città che abbiamo ereditato dal passato, ma anche in luoghi insospettabili, che hanno una forte oggi capacità di attrazione e anche persino di coesione sociale, quell'idea che, no, che le cose che emergono, quell'idea dal basso che non ha nulla di retorico, ma assolutamente al contrario di ineludibile. Ecco, il tema del rapporto tra spazi pubblici e città si inquadra allora dentro quello più ampio delle reti, che non hanno nulla di astratto, ma al contrario diventano i luoghi reali della relazione che legano esterno e interno, territorio, architettura, urbanistica e paesaggio. Ed è questa infatti l'ultima, credo, condizione intermedia che insomma io trovo più che mai fertile, che la lezione di Calzolari e Peano ci lascia in eredità. Il coraggio, di nuovo, anche questo forse molto femminile, non lo so, mi direte, di non cedere alle facili e consensuali lusinghe della conservazione, della tutela, della salvaguardia, tutte in chiave difensiva,
ma di confrontarci anche e soprattutto con i territori compromessi, difficili, disconosciuti, e di elaborare per essi delle appropriate visioni contemporanee, non necessariamente rassicuranti, anzi persino perturbanti, assumendo il valore geografico e storico dei luoghi come punto di partenza per un qualcosa che è profondamente nuovo, che è profondamente in divenire, che persino è sorprendente e che quindi possa portare ad un profondo rinnovamento del progetto, tutto proiettato in quello che ancora non conosciamo più che in quello che sappiamo, con responsabilità e anche con divertimento. Io credo che entrambe si siano molto divertite e questa è una lezione che voglio portare con me. Grazie. Grazie, grazie Annalisa. Passo la parola a Cristina Renzoni. Grazie, grazie mille per questa occasione, grazie a Claudia Mattogno e Angioletta Voghera per le loro relazioni molto interessanti, ad Annalisa per queste suggestioni, Annalisa Miette per queste suggestioni molto, molto ricche, molto stimolanti che ci ha dato. Allora, dunque, una premessa, io ho avuto l'occasione negli anni passati di in qualche modo seguire le tracce di Vittoria Calzolari prima e di Mario Ghio poi nel percorso che li ha portati grazie a delle borse Fulbright, la prima ad Harvard nel 53 e il secondo ad MIT nel 55. Quindi insomma è stata un po' un'occasione ulteriore per diciamo attraverso dei percorsi biografici e intellettuali seguire quelle che sono state un po' i percorsi di formazione dei modi in cui anche l'urbanistica e l'architettura in quegli anni costruiscono una sorta di via italiana all'urban design, ai temi del townscape e della scena urbana su cui Ghio e Calzolari lavorano con grande continuità soprattutto negli anni 50 e poi con quel volume che nel 61 è Verde per la città, che è rimasto un po' un punto di riferimento per i modi in cui approcciarsi alla città e al territorio, soprattutto al progetto degli spazi, al progetto e al piano degli spazi aperti. Provo a fare alcune parole chiave. Io mi sono appuntata tante cose, diciamo ne seleziono quattro che mi sembrano particolarmente significative, un po' per sollevare un dibattito o insomma una discussione a partire da queste due figure. La prima ha a che fare con il mestiere dell'urbanistica. E ha a che fare con un mestiere che è a cavallo tra piano e progetto, che costruisce un profilo tutto italiano, molto specificamente radicato nel nostro paese, che appunto incrocia piano e progetto, che nella specificità e nel valore culturale e professionale e scientifico anche di una pratica che coniuga una dimensione teorica e una dimensione operativa, che incrocia fortemente queste due dimensioni molto in modo molto differente rispetto a come avviene in altri contesti e che proprio attraverso queste due figure di professioniste e intellettuali è possibile in parte rileggere proprio nel percorso di costruzione del loro profilo biografico e scientifico. Un mestiere che sta a cavallo tra piano e progetto e che si costruisce anche attraverso una pratica dei luoghi. Una pratica dei luoghi, e questo mi sembra molto evidente nel caso di entrambe, nel caso di Vittoria Calzolari è molto evidente, una pratica dei luoghi che è mediata sempre dal disegno. Il disegno come strumento di conoscenza dentro le grandi indagini, ricognizioni di cui parlava anche prima Annalisa, una conoscenza molto approfondita dei luoghi, è una conoscenza che è sempre mediata o molto spesso è mediata attraverso lo strumento del disegno, che diventa strumento stesso di indagine e forma di conoscenza, appropriazione dei luoghi che sono luoghi che in primo luogo vengono praticati. Quindi c'è una grande attenzione alla pratica dei luoghi, alla conoscenza minuta dei luoghi, anche una conoscenza diretta. Su questo tema della conoscenza diretta, quindi in cui la dimensione del piano progetto è mediata anche dal disegno, è una cosa su cui si può, insomma, mi piacerebbe magari provare a discutere. Mi sembra che ci sia un'altra questione che forse emerge con forza, che ha a che fare con un radicamento in alcuni luoghi,
in particolare alcune città, alcuni contesti. Abbiamo visto, sono profili che in parte sia attraverso i lavori che conducono, sia attraverso il percorso formativo e anche di ampie reti a cui prendono parte, è un percorso che ha una dimensione fortemente nazionale e internazionale, ma ci sono dei luoghi specifici che sono Roma e Torino, il Piemonte, il Lazio, che sono dei punti di riferimento per, in qualche modo, dei banchi di prova, sono dei campi di indagine su cui continuamente si confronta la conoscenza, anche di, in qualche modo funzionano un po' come strumento comparativo quasi di elaborazione di studi e di ricerche. Su questo radicamento importante dentro la città di Roma, dentro la città di Torino, suggerisce anche forse alcune letture che oggi stiamo facendo in termini biografici, ma a partire forse dalle città, cioè piuttosto che percorsi professionali, forse percorsi di luoghi che costruiscono competenze, saperi, modi di osservare, quindi anche sensibilità e specificità di queste sensibilità nei confronti dell'osservazione della città, del territorio, dei paesaggi e quindi anche della costruzione di piani, programmi, progetti che in modi diversi si interrelazionano con i contesti e con la complessità dei contesti. Dentro questo tema del radicamento con i territori e con i luoghi, c'è anche un radicamento che costruisce un tema che è quello del ruolo pubblico. Il ruolo pubblico di chi, il ruolo pubblico di un mestiere e della presenza e della costruzione civile di questo ruolo pubblico dentro e fuori le istituzioni. Non direi dentro e fuori, no, ho detto male, non dentro e fuori, ma dentro e accanto alle istituzioni. Dentro con ruoli che spesso sono ruoli politici, ruoli tecnici, accanto perché sono spesso ruoli che all'interno del tessuto associativo e tutto quel civismo attivo legato per esempio ad alcune appunto reti associative, pensiamo prima Claudia Mattogno citava Italia Nostra, Vittoria Calzolari è stata a lungo dentro l'Unione Donne Italiane, soprattutto tra anni 50 e 60, quindi uno stare accanto alle istituzioni con anche un ruolo che è quello un po' di chi dentro all'Accademia svolge un ruolo di supporto, accompagnamento e anche di costruzione di temi di lavoro, linee per l'azione pubblica, in cui di nuovo rientra quel tema iniziale che ho posto del mestiere a cavallo tra piano e progetto dentro e accanto alle istituzioni. E questo anche mi sembra un elemento importante, sebbene le due figure che stiamo osservando oggi, e quindi Vittoria Calzolari e Attilia Peano, in due generazioni diverse e anche con ruoli differenti, hanno giocato il proprio impegno dentro le istituzioni. Ecco, mi sembra che sia una questione che anche oggi è centrale nei modi in cui si fa urbanistica, si fa paesaggio, si fa la produzione, la trasformazione della città e dei territori. Quindi mestiere, città, ruoli pubblici, ne ho ancora due, diciamo. Allora, una di certo ha a che fare con il tema delle scuole. Entrambe, diciamo, a cavallo tra attività professionale, adesso la dico così, ma insomma attività professionale e attività accademica, didattica, quindi due posizionamenti fortemente intrecciati, io direi quasi inscindibili nel caso di entrambe, sebbene in modi diversi, ma insomma entrambe costruiscono un modo di occuparsi di paesaggio, di territorio, e entrambe prendono parte alla definizione di alcune scuole di paesaggio e di urbanistica nelle due città in cui lavorano, in cui sono attive, in cui insegnano.
E questo anche mi sembra interessante rispetto ai modi in cui si costruiscono un po', da un lato, diciamo, le linee, gli indirizzi, gli orientamenti di un modo di occuparsi di, e quindi si costruiscono anche delle generazioni e delle, diciamo, delle traiettorie che poi vengono perseguite negli anni e si, diciamo, e danno via vita a modi di occuparsi di approcci e anche piani di studi, corsi, quindi questo anche mi sembra, e anche relazioni tra Atenei, quindi questo mi sembra anche un aspetto interessante che forse può essere anche un modo per fare una riflessione sui modi in cui le scuole che si occupano di urbanistica e di paesaggio nel nostro paese hanno diciamo capitalizzato, la dico forse capitalizzato nella parola giusta, ma insomma hanno capitalizzato dei saperi e anche dei modi che si sono strutturati attraverso appunto queste figure dentro e fuori l'accademia. Ho un'ultima cosa che questo in particolare mi sembra io ho avuto modo di vederlo, diciamo, parlando anche di persona con Vittoria Calzolari e Mario Ghio. E questo mi sembra interessante sui modi, diciamo, c'è una dimensione che è quella della pratica professionale e della militanza anche politica, che spesso nel caso delle discipline dell'architettura e dell'urbanistica è anche fortemente intrecciata alla vita personale, alla vita, diciamo, familiare e di coppia. E questo mi sembra un aspetto molto interessante perché racconta qualcosa di dei modi in cui soprattutto questo tra anni 50 e 60 e probabilmente forse si può estendere in modi differenti, si costruisce un po' una pratica professionale che è quella talvolta femminile nell'Italia degli anni 50 e 60 in particolare, una pratica professionale che ha radici, diciamo, strettamente legate alle forme, ai percorsi familiari e ai percorsi di personali in cui c'è una relazione fortissima tra vita privata e vita pubblica sotto il segno dell'urbanistica, dell'architettura e del paesaggio. Ecco, questo anche mi sembra un aspetto interessante che difficilmente riesce a scindere i profili personali, i percorsi biografici da quelli che sono poi percorsi professionali, percorsi pubblici. E anzi, mi sembra che puntare su questi aspetti non dequalifichi i percorsi professionali e scientifici delle figure intellettuali che osserviamo, anzi ne raccontano una sfaccettatura ulteriore che è importante mettere anche al centro di un racconto biografico che qualifica e che specifica anche in modo più sensibile, più attento percorsi, scelte e anche tutte quelle reti, quella galassia di relazioni che costruisce l'inevitabile background che è fondamentale avere ben presente nel momento in cui si osserva ciascuna figura professionale e intellettuale che guardiamo. Grazie Cristina, grazie. Quindi grazie Cristina e grazie Annalisa per i vostri, per gli spunti che ci avete offerto, per ulteriori temi che ci consentono di rileggere quanto le nostre due relatrici hanno presentato. Allora adesso, secondo così come, e grazie a tutte anche per aver davvero rispettato i tempi, bravissime, non è stato facile, quindi abbiamo del tempo ora per fare ancora un giro rapido tra Claudia e Angioletta, che possono, se vogliono, rispondere agli stimoli che sono arrivati, le suggestioni arrivate da Annalisa e Cristina. Ricordo anche a chi ci sta seguendo che può fare delle domande scrivendo nella chat, credo, o sì, nella chat, non in domande e risposte. E quindi lascerai la parola, non so, prima seguiamo l'ordine, Claudia, oppure ribaltiamo l'ordine, Angioletta, poi Claudia, come preferite voi. I microfoni? Ribaltiamo.
sentiamo, perché ho visto anche c'era una suggestione nella chat che riguardava qualche precisazione ulteriore su Silvia Peano, quindi mi sembra opportuno rispondere. In particolare Carlo Alberto Barbieri, che porta i saluti della sezione INU Piemonte Valle d'Aosta, ricorda il ruolo e l'impegno anche politico di Attilia Peano nel Partito Socialista, la sua partecipazione e ruolo anche nella sfera amministrativa, quindi lascio, l'hai letta anche tu, ho visto Angeletta. Sì, l'ho letta anch'io, ringrazio Lallo per la precisazione, proprio buona parte di quelle riflessioni hanno contribuito alla definizione del progetto Cornice Montana, con cui tra l'altro mi fa piacere che Lallo abbia richiamato questo aspetto, si confrontava proprio con Lallo nella definizione di questo progetto, si confrontavano nel merito e politicamente, quindi l'impegno attivo di urbanista militante che ha assunto anche dei ruoli politici nella discussione scientifica e tecnica. E se posso mettere in luce alcuni aspetti che derivano dalle suggestioni dei discussant e anche di Claudia, sono molto d'accordo nel racconto che è stato fatto di Vittoria Calzolari e di Attilia Peano come progettiste del paesaggio, capaci di aprire degli sguardi che ancora rimangono e che mettono in luce proprio come il progetto sia un atto di sintesi e esito di intermediazione, che si basa però sulle idee, sulla sensibilità e sulla conoscenza dei luoghi, dei bisogni, delle aspirazioni delle comunità. Su questo Attilia Peano ha lavorato molto, anche in Fare Paesaggio, ma nell'Atlante dei paesaggi piemontesi, che non ho avuto il tempo di citare, che è anche esito di metodi rigorosi che talvolta, e questo nella sua ricerca è stato un elemento importante, lavoro anche a partire da una conoscenza basata su indicatori e sulla valutazione, che però non va intesa come un nuovo funzionalismo, direbbe Cristina Bianchetti, la mia collega, ma come uno di tanti sguardi che si può porre nei confronti del territorio e del paesaggio, e che lei ha sempre utilizzato cercando di mettere in relazione con la sensibilità, con la sua sensibilità, con lo sguardo agli attori, con lo sguardo alle comunità, per costruire un progetto che fosse capace anche di attivare il locale, di costruire dal basso l'azione, di responsabilizzare gli attori istituzionali, e questo è uno dei temi ricorrenti nella sua produzione scientifica, non solo attraverso lo sguardo del progettista, ma anche attraverso talvolta lo sguardo della valutazione. Questo mi preme dirlo per richiamare anche una parte importante delle sue attività di ricerca scientifica, per il progetto però, no? Orientata all'azione progettuale. Grazie Angeletta. Grazie. Claudia? Sì, mi avrebbe fatto piacere poter anche intavolare, anche se attraverso messaggi, un dialogo con chi ci stava ascoltando, quindi magari invito qualcuno a fare qualche domanda, se possibile. E rispetto alle suggestioni che ci sono arrivate, diciamo quelle più coinvolgenti di Annalisa Metta e quelle più strutturate di Cristina Renzoni, voglio cogliere, diciamo, alcuni aspetti. Vorrei riprendere, insomma, alcuni aspetti. L'ultimo che mi sono appuntato con un punto esclamativo, no? Annalisa dice: entrambe si sono molto divertite. Dove io spesso uso molto questo termine per dire una cosa mi piace, mi appassiona, mi diverto, perché comunque la vita personale, la vita culturale, professionale, didattica è passione, coinvolgimento. Quindi sicuramente si sono divertite in questo senso.
che poi la Calzolari si sia divertita, nel senso, la vedo meno no, viene sempre ricordata come una persona molto austera, molto seria, molto rigorosa, così. Quindi non so se effettivamente lei abbia avuto anche questa dimensione gioiosa. Di sicuro ha avuto questa dimensione della passione che l'ha fatta lavorare a lungo nella sua vita, che è stata così molto, molto lunga, con questo impegno, questa dimensione etica, che ritroviamo in queste, diciamo, in entrambe le figure. E mi piace anche l'aver sottolineato questo essere donna che ha fatto Annalisa, e che forse dovremmo prendere più in considerazione, nel senso, non lasciare per scontato, cioè noi siamo quello che siamo, anche a partire dal nostro genere, che è culturale, dal nostro sesso, che è fisico. Chiaramente Vittoria sicuramente non si sarebbe definita architetta, all'epoca non si usava, no? Non c'era ancora questa attenzione, ma sicuramente lei ha fatto della sua militanza, del suo essere donna, una partecipazione attiva, come appunto poi ricordava anche Cristina Renzoni, con questo attivismo anche all'interno dell'Unione Donne Italiane, nella quale ha lavorato come donna, ma come progettista. E c'è un ricordo che fa Marisa Rodano, che abbiamo citato altre volte, che era un po' la coordinava questa grande commissione dell'UDI, in cui diceva in questa commissione c'erano molte donne politiche, molte donne, diciamo, di varia estrazione, e c'erano anche delle progettiste, tra cui Vittoria Calzolari. Queste progettiste non parlavano, no? Non riuscivano, no, a entrare nel dibattito, finché a un certo punto non le abbiamo interrogate sulle esperienze quotidiane. Cioè, all'epoca forse era ancora difficile, no, affermarsi, quindi la sollecitazione di intervenire su aspetti della vita quotidiana ha portato queste progettiste appunto a entrare nel merito di aspetti che erano rilevanti, la vita quotidiana non solo delle donne, ma un po' di tutta la popolazione, quindi. E poi volevo anche riprendere un altro aspetto, quello delle reti e della continuità delle reti, e volevo aggiungere che l'ha accennato anche Angioletta Voghera su Attilia Peano, no? Questo discorso, questa attenzione alla realizzabilità dei progetti, a pensare a come verranno messi in atto e a come verranno gestiti nel tempo. Ecco, questa idea della continuità, Vittoria Calzolari l'affronta non soltanto in termini di reti ecologiche, ambientali, paesaggistiche, ma anche in continuità di flussi finanziari. E quindi lei dedica molto spazio nei suoi studi alla attuazione di questi progetti, non nell'immediato e nel tempo, con una loro gestione. Tant'è vero che in suo scritto è anche abbastanza divertente, dico divertente nel senso che è così un po' rileggere, che lei a un certo punto scrive che sì, è vero, molti urbanisti non fanno altro che macchie di colore, no? Dicendo sì, questo diventerà verde, questo diventerà verde. Il progetto del verde è ben altra cosa e deve basarsi su una concreta interazione di operatività, flussi finanziari e capacità tecniche specifiche. Quindi c'è questo, diciamo, accenno un po' ironico a molti progettisti che, no, a volte disegnano e basta, mentre invece il disegno, come ricordava appunto anche Cristina Renzoni, è proprio questa pratica di mediazione dei luoghi. In effetti sì, è un aspetto molto importante in cui la conoscenza diretta assume un valore significativo. Io non so, avrei molte cose da dire, però forse magari anche sentire un po' le reazioni di Paola di chi ci ascolta. No, allora adesso grazie Claudia e grazie Angioletta per questo secondo giro. Vedo che domande non ce ne sono, ma ne avrei io due per le nostre discussant, perché sono felice di averle come nostre relatrici. E allora, ribaltando domande flash, ribaltando l'ordine, chiederei prima a Cristina. Allora, Annalisa ha parlato di questa scala intermedia, abbiamo visto, no, come l'interesse di questo approccio interscalare al paesaggio, all'ambiente fisico, l'approccio interscalare del progetto. Allora, conosco il lavoro di Cristina su, anche a partire dal libro di Vittoria Calzolari e Ghio, sul verde urbano,
e quindi che ci apre anche a una scala, come dire, a un'idea di anche a un'accezione di ambiente come e di paesaggio, scusate, come paesaggio urbano, paesaggio comune, paesaggio civico, non so come dire, legato anche ad esempio all'accessibilità di tutti e dei bambini, allo spazio pubblico, quindi pensando a quel libro, a alcune parti del libro e anche al ruolo che poi quel testo, i contributi della Calzolari hanno avuto nella definizione degli standard urbanistici, quindi un periodo cruciale dove l'INU ha avuto un ruolo fondamentale, l'INU e alcuni suoi protagonisti. E l'altra domanda per Annalisa, non so se magari, se non volete rispondermi, è se Annalisa tu ritieni che, insomma, tu sei una paesaggista, qual è il ruolo, se vi è un ruolo, e qual è il ruolo, per Tito Siri non so perché, si è, delle donne nel progetto di paesaggio, nel panorama del paesaggismo europeo e non solo, anche statunitense, perché forse no, fin dalle origini di questa... di questo approccio al progetto troviamo delle figure, ecco, se c'è qualcosa che si può dire in questo senso, perché abbiamo visto il ruolo e l'importanza che Peano e Calzolari, anche un ruolo pionieristico in qualche modo, hanno avuto nel nostro paese nel portare anche alcuni autori in questo campo e nel formare anche delle scuole, poi appunto attraverso generazioni successive, sono state citate alcune, anche ci sono anche alcune persone che hanno salutato nella chat facendoci insomma i complimenti per aver costruito questa giornata, per far emergere queste due figure. Mi riferisco in particolare a Anna Maria Ceci, Agata Spaziante, hanno scritto appunto, contenta insomma di questa occasione. Ecco, se volete risponderci, allora prima Cristina e poi Annalisa. Grazie. Sì, ma due battute su questo volume che citi, che è Verde per la città del 61. Di fatto Claudio Mattogno citava gli scritti di Vittoria Calzolari di rientro dagli Stati Uniti. Tra il 53 e il 54 esce questo numero della Casa in cui Calzolari insieme a Ghio cura una sezione monografica dedicata al paesaggio urbano, alla scena urbana, quelli che poi diventeranno un po' anche i temi che verranno portati dentro la famosa tavola rotonda INU sulla nuova dimensione. E il convegno di Lecce anche. Del 59. Il convegno di Lecce del 59 sul volto della città. Vittoria Calzolari è insieme a Giovenale, Vittoria ed altri tra gli esperti che redigono la bozza introduttiva sul tema. Da un lato, incrociando due questioni, per cui di nuovo qui si torna sulla dimensione intermedia, incrociando da un lato l'emergere del ruolo delle scienze regionali in Italia in quegli anni, con dall'altro invece gli strumenti, le parole e le forme, l'approccio dell'urban design e del townscape. Quindi tenendo insieme questa doppia dimensione, mi sembra in questo proprio la dimensione intermedia, diciamo, emerge con molta forza e anche viene molto fuori bene, credo, in quel volume che è quel volume straordinario che è Verde per la città. Che viene commissionato nel 59 dal CONI su indicazione di Libera e viene per, diciamo, in occasione delle Olimpiadi di Roma e viene pubblicato nel 61, che di fatto sprovincializza tantissimo il dibattito italiano sul disegno degli spazi aperti ad una scala intermedia e sul piano e sul progetto e sulla programmazione degli spazi aperti ad una scala più ampia, e lo fa incrociando di nuovo un contesto, di nuovo a proposito di radicamenti e di città, il contesto romano che è sempre il punto di riferimento, e c'è un'intera sezione poi dedicata a Roma nella parte, diciamo, Roma diventa quasi un banco di prova per testare la bontà delle osservazioni, delle dimensioni e dei progetti, perché c'è una dimensione, diciamo,
quantitativo-parametrica che in parte anticipa il decreto sugli standard urbanistici e che diventerà un punto di riferimento per chi sarà al tavolo della commissione sugli standard negli anni successivi, e dall'altro invece tiene fortemente dentro come elemento centrale il progetto urbano e il disegno come elemento di definizione di questa, di queste quantità. Per cui diciamo di nuovo piano e progetto come una, mediati in questo libro diventa proprio un elemento molto forte, ecco, per cui questa scala intermedia credo che emerga bene, diciamo, partendo da una scala più ampia che sono le scienze regionali e il townscape, passando per Verde per la città, che invece incrocia, diciamo, dimensione parametrica quantitativa con invece dimensione qualitativa. È un paesaggio abitabile, abitato e abitabile, che è il paesaggio della quotidianità, del quotidiano, della vita concreta, come prima ci ricordava anche Annalisa. Grazie Cristina. Annalisa, non so se voglia rispondere. No, allora voglia ne ho, non so se sono capace di rispondere, nel senso che è una domanda difficilissima che si presta evidentemente a essere molto banalizzata. Io sono capacissima di banalizzare queste cose, ahimè, perché non sono un'esperta di queste questioni di genere, che invece sono fondamentali, insomma, lo dico veramente per mia inadeguatezza. Non ci ho mai pensato veramente, ti dico la verità Paola, però adesso che mi facevi questa domanda appunto un po' ci riflettevo, ed effettivamente è un fatto, nel senso che, ora vi chiedo di non chiedermi di fare nome in Italia perché chi tocca ai fili muore, per cui aiuta, potrei dire delle cose molto molto pericolose, però effettivamente se guardiamo anche la condizione italiana, se penso a chi ha innescato delle scuole, chi ha innescato, delle tendenze, dei posizionamenti, a me vengono in mente tante donne, forse devo dire soprattutto donne, e questo forse è un dato statistico non irrilevante, e sul quale forse appunto bisognerebbe fare una riflessione che in questo momento non sono capace di fare, ma la tua suggestione è molto interessante in questo senso. Se guardo il mondo dell'architettura in Italia faccio fatica, o comunque faccio più fatica, se guardo il mondo del progetto dello spazio aperto, beh, insomma, c'è uno scenario molto più ampio e anche molto più influente, cioè proprio di figure che hanno avuto questa capacità trainante di apertura di nuovi posizionamenti, di nuovi metodi, di nuovi strumenti. Ora stiamo parlando qui appunto di queste due donne eccezionali, ma sono in compagnia anche di altre figure che insomma tutti quanti noi credo possiamo facilmente collocare. E la cosa è anche vera se appunto, come dici tu, guardiamo al mondo del progetto e ci spostiamo anche su un ambito internazionale. Di nuovo, il dibattito, sappiamo tutti molto bene, è pieno, no, di questa necessità di uscire fuori da così, un'attitudine discriminante nei confronti del ruolo delle donne nel progetto. Le donne architetto sono pochissime, insomma le donne sono quelle che emergono, quelle che vengono premiate ancora meno, ogni volta che c'è un premio di architettura c'è sempre lì a rimarcare l'eccezionalità quando vince una donna, come se fosse un fatto assolutamente straordinario che una donna possa arrivare ad affermarsi su delle posizioni appunto di rilievo. Beh, se guardo il mondo del paesaggio la situazione si ribalta, o quantomeno si equilibra moltissimo. Sarebbe facile fare nomi, però ecco, Martha Schwarz, Catherine Gustafson, Teresa Galizard, Mary Margaret Jones, Catherine Mosbach, Jacqueline Stibet, Figueras, sono assoluti protagonisti della scena dell'architettura del paesaggio, e vi ho citato una manciata di nomi, i primi che mi stanno venendo in mente così su due piedi, così come anche se mi sposto sull'ambito della riflessione teorica, personaggi come Anne Winston Spearn, Dorothea Embert, Thaisa Way, che peraltro ha dedicato moltissima parte della sua ricerca proprio alla dimensione femminile, sono tra le figure trainanti della riflessione appunto teorico-critica e storica sul paesaggio. Ora, è una ricerca tutta quanta da fare, nel senso che poi capirne le ragioni, io un po' le intuisco, però adesso non vorrei dire delle cose tremendamente sessiste, al contrario, per cui insomma mi astengo da questo. Però effettivamente è un dato, cioè la dimensione femminile nell'architettura del paesaggio ha degli aspetti completamente diversi, o molto diversi da quello che invece accade nel mondo dell'architettura, dell'ingegneria e di altri settori che appunto hanno a che fare con la definizione dell'habitat. Per cui, anzi, sono qui a far rimbalzare questa tua domanda, perché sarebbe molto bello ritrovarsi tra di noi e con altre compagne di viaggio per provare un po' a tirar fuori in maniera appunto laica quali sono le questioni che determinano questi cambiamenti. Per cui grazie per aver posto questa domanda. Beh, oggi un pezzetto, l'abbiamo un tassello, abbiamo messo giù. Bene, allora se non ci sono altre domande, io direi di chiudere perché siamo perfettamente in orario.
E vedo che stanno arrivando messaggi, e li ringrazio, scrivono anche Patrizia Gabellini, che è responsabile di questi, di queste iniziative, ci ringrazia. Allora, io vi sono grata per aver reso questo incontro davvero un'occasione di conoscenza per molti e di approfondimento di queste due figure. Sono emersi tanti temi, tra l'altro si conferma che l'approccio per biografie o per ritratti come che Lino ha scelto per questo ciclo di urbanistica duale si rivela un approccio ancora una volta ricco, perché fa emergere le persone, e per me questo è fondamentale nella loro umanità, nella loro... fa emergere ambienti di formazione, di lavoro, fa emergere reti, i contributi in termini di piani, di progetti, di scritti, il ruolo nella costruzione disciplinare di queste delle figure, e soprattutto fa emergere temi. Quindi mi sembra, io sono molto soddisfatta perché siamo riusciti a tenere in equilibrio in questo seminario di oggi appunto questo approccio biografico, quindi le nostre due protagoniste, ma anche far emergere dei temi legati alle questioni di paesaggio, di progetto di paesaggio, che oggi dentro Urban Green, ieri e oggi, sono questioni centrali, e quindi credo che insomma è stato davvero ricco, e vi sono grata. Spero ci saranno altre occasioni, e saluto tutti, saluto chi ci ha seguito, e auguro a tutti buon lavoro e buona vita. A presto. Bene, siamo anche noi che ringraziamo te Paola e tutto Lino per averci dato l'opportunità di approfondire meglio queste figure e di intrecciare molti rapporti fra di loro, che è appunto ancora più fertile, no? Questo primo incontro, queste urbanistiche duali sono molto fertili. Io magari sollecito Lino anche a portare avanti, no, questo tipo di approccio, e di estenderlo in maniera più sistematica, che sicuramente aiuta la conoscenza di molti. Grazie, arrivederci. Ciao, grazie, arrivederci a tutti, e grazie allo staff, di Urban Promo, che è stato efficientissimo. Grazie che ci ha consentito questo incontro. Ciao a tutte. Ciao, a presto. Grazie.